Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV. L'estate sta finendo, cantavano i Righeira un qualche decennio fa, qualcuno attempato si ricorda sicuramente questa canzone. È il caso di dire proprio che l'estate sta finendo anche sulla nostra regione, sull'Italia, perché anche se le temperature non sono a 30-35 gradi, ma la struttura anticiclonica, la struttura barica al suolo è tipica dell'estate, è tipica di un anticiclone afro-mediterraneo che è duro a morire e praticamente sta distruggendo tutti i progetti autunnali di perturbazioni, di pressioni, alla fine vince sempre lui l'anticiclone e la siccità, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, affligge sempre di più territori che sono ormai veramente allo stremo. È una situazione che è paradossale, stiamo andando verso l'autunno, ma l'estate sembra ancora continuare. Però, come dicevo, sta finendo davvero l'estate o quello che resta dell'estate, perché l'anticiclone ha finalmente deciso di abdicare. Certo, non è che poi si metterà da parte definitivamente, perché tornerà nella settimana prossima, ma le temperature di questi giorni sicuramente resteranno un ricordo, non sono previsti valori così alti nei prossimi giorni. Anzi, faremo i conti prima con una breve incursione fredda. Vediamo. Innanzitutto l'immagine del satellite, vediamo sull'Atlantico ci sono tante depressioni, tante perturbazioni che si rincorrono, una la vediamo lì proprio a ridosso dell'arco alpino, un'altra sulle isole britanniche, altra depressione a carattere freddo invece sulla Russia dove sono già in atto delle nevicate. Vediamo invece sull'Italia si nota tra la Sicilia e la Sardegna dei temporali, lì sono in atto nel canale di Sicilia e di Sardegna, ci sono stati dei temporali nella notte. Legate a una depressione che si è andata spostando verso l'Africa, quindi ancora una volta, come dicevo, l'alta pressione ha protetto l'Italia da questa depressione che sceglie territori meno propizi alle precipitazioni, ma invece l'Africa quest'anno ha avuto più piogge sicuramente rispetto all'Europa meridionale. E la nebbia, notate la pianura padana, non si tratta di nubi, ma è proprio una coltre nebbiosa che va dal Piemonte fino al Friuli Venezia Giulia. È una situazione tipica dei mesi di dicembre e gennaio, ma come vedete, quando l'atmosfera rimane stagnante per più giorni, per più settimane, anche in questo periodo dell'anno si formano delle nebbie, presenti tra l'altro anche tra la Puglia e il Molise. Andiamo a vedere invece le previsioni per quanto riguarda la seconda parte odierna, e con una satellite così abbiamo visto cielo sereno su tutta la nostra regione, e d'altronde anche le previsioni non possono far altro che rispecchiare quanto visto dal satellite, quindi cielo sereno, qualche nube così dovuta al sollevamento di umidità, ma nulla di più, il cielo resterà sereno. Durante la notte si formeranno ancora una volta le nebbie lungo i litorali, lungo le vallate appenniniche dove scorrono i corsi d'acqua, ma nulla di più, per il resto una giornata ancora all'insegna del bel tempo. Vediamo la giornata di domani. Come dicevo, nella primissima mattinata ci saranno ancora delle dense foschie, banchi di nebbia lungo la regione, nelle zone incassate dove c'è meno ventilazione. Ma sul resto del territorio, poi nel corso della giornata, splenderà il sole ovunque e difficilmente si formeranno delle nubi perché l'alta pressione, seppur in graduale calo, continuerà a mantenere condizioni tipiche, diciamo di fine estate, ma è una situazione che in quota corrisponde esattamente a una fase estiva piuttosto intensa. Sono le giornate più corte che fanno sì che le temperature non salgano più di tanto. Vediamo infatti proprio le temperature. Per quanto riguarda la giornata di domani, avremo una lieve diminuzione, molto lieve, con temperature ancora una volta superiori alle medie. Vedete 7 gradi a Potenza la minima, 11 a Matera, con la massima che su Potenza arriverà a 21 gradi e Matera a 24. Parliamo di 3-4 gradi per quanto riguarda le massime superiori alle medie del periodo. La ventilazione domani temporaneamente è da nord-ovest di debole intensità, i mari calmi o quasi calmi, nessuna variazione significativa. Andiamo a vedere la domenica. La domenica cambia, inizia a cambiare il quadro barico proprio sull'Italia, la pressione scende sotto la spinta di una perturbazione fredda proveniente da nord-ovest che finalmente farà rimescolare un po' l'aria, quindi anche sulla pianura padana dovrebbe scomparire la nebbia per qualche giorno. Vediamo la previsione per domenica. Iniziali condizioni di cielo sereno poco nuvoloso, poi già sulle coste tirreniche, nella metà mattinata, tarda mattinata, arriveranno le prime piogge e la nuvolosità andrà aumentando nel pomeriggio sul resto del territorio. Quando le piogge arriveranno in serata, diciamo a partire dalla zona del Vulture Melfese, dalla zona dell'Alto Melandro, del Platano, da ovest cominceranno a irrompere sulla nostra regione e arriveranno durante la notte altre precipitazioni che poi si propagheranno probabilmente anche al resto della regione, fin sul Materano. Le temperature per domenica sono in lieve calo sulla provincia di Potenza per il rinforzo dei venti da sud-ovest che diventeranno piuttosto sostenuti nel corso della giornata. E quindi avremo un lieve aumento delle minime, ma un lieve calo delle massime.
Invece su Matera i venti da sud-ovest dovrebbero portare addirittura a un ulteriore aumento delle temperature che dovrebbero arrivare intorno ai 25 gradi di massima, anche 26 gradi in alcune zone della città. Quindi una situazione ancora di attesa. Con il Mar Tirreno, vedete, già comincia a essere poco mosso, ma diventerà mosso, fino a molto mosso, l'indomani per lunedì. Lo Ionio ancora in attesa. E, dicevo, c'è una perturbazione fredda. Cosa ci aspetta poi per il resto della settimana? Vediamo lunedì innanzitutto una situazione che vedrà il passaggio di questa perturbazione fredda e torneranno le piogge, non molto forti, non molto diffuse se vogliamo, ma soprattutto daranno una scossa a questo anticiclone che veramente non vuole andarsene dal nostro territorio. E vedete anche il simbolo della neve, ho indicato il simbolo della neve perché laddove ci saranno le precipitazioni più intense la quota neve potrebbe anche scendere sotto i 1500 metri, altrimenti con molta probabilità almeno le cime più alte della nostra regione si imbiancheranno tra lunedì sera e martedì mattina quando arriverà il nocciolo freddo proprio di questa perturbazione. Vediamo la cartina degli spaghetti che ci indica la tendenza per i giorni successivi. La cartina degli spaghetti, ricordo sempre in alto, riferita alle temperature, in basso alle precipitazioni. Vedete la linea rossa è la media dei 30 anni e notiamo una tendenza fino a domenica praticamente superiore alle medie per quanto riguarda le temperature, poi un brusco calo che tra temperature che tra lunedì e martedì si porteranno decisamente sotto le medie, per poi, vedete, gradualmente risalire tra mercoledì e giovedì si riporteranno nei valori medi. Più in là non c'è una univocità delle linee di tendenza, questo significa che la previsione è molto difficile, però io credo con molta probabilità, anche sulla base delle esperienze, che torni l'alta pressione fino a fine mese, dovrebbe garantire giornate di bel tempo e temperature nuovamente in aumento. Le precipitazioni sulla fascia sottostante invece si notano tra lunedì e martedì, poi c'è quasi una calma piatta, diciamo, di precipitazioni fino a fine mese, che potrebbero riprendere poi a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre. Quindi copriamoci bene, i venti da nord acuiranno la sensazione di freddo, lunedì una giornata con venti da nord, precipitazioni sparse, come dicevo anche la neve in montagna e quindi lunedì sera farà davvero freddo anche perché veniamo da temperature quasi estive, quindi saremo su valori invernali perché il vento farà sì che le temperature percepite sul nostro corpo siano da pieno inverno, quindi copriamoci bene, soprattutto in montagna ci sarà bisogno di guanti e cappotto. Per oggi è tutto, arrivederci sulla Nuova TV.